a tutti amici, come state? Ben trovati! Andiamo subito a vedere che cosa andiamo a realizzare insieme oggi. Una ricetta velocissima e facilissima, come sempre! In una ciotola capiente metto la farina setacciata. Aggiungo lo zucchero semolato. Aggiungo anche mezza bustina di lievito per dolci. Aggiungo un pizzico di sale. Vado a grattugiare la scorza di un limone. Amici, andiamo a preparare le mie ciambelle del bar senza lievitazione. Vado ad aggiungere la ricotta. Vado ad aggiungere 2 uova intere. Aggiungo anche un cucchiaino di marmellata di arance. Se non ho la marmellata di arance, posso aggiungere la scorza grattugiata della buccia. Vado a lavorare e formo un panetto con tutti gli ingredienti. Trasferisco il panetto sul piano da lavoro e finisco di lavorarlo con le mani. Lascio riposare il panetto coperto per 10 minuti. Vado a stendere l'impasto dello spessore di circa 1,5 cm. Con un tagliapasta del diametro di 6 cm vado a tagliare tanti cerchi. Con un tagliapasta più piccolino del diametro di 2 cm vado a tagliare il buchino centrale. Metto a scaldare dell'olio e dentro l'olio vado a mettere un cerchietto che ho ritagliato. Questo ci servirà a non far bruciare l'olio. L'olio sarà pronto quando comincerà a sfrigolare il dischetto che abbiamo messo dentro. Mentre le ciambelle sono ancora calde, le passo nello zucchero semolato. Devono essere ancora calde in modo che lo zucchero aderisca bene a tutta la ciambella. Ecco pronta la ciambella. Ecco amici, come avete visto, in pochissimo tempo abbiamo realizzato insieme le mie ciambelle del bar, ma senza lievitazione, quindi con circa 30 minuti realizziamo queste fantastiche ciambelle e si mantengono morbide anche il giorno dopo. Vi ricordo che nel box informazioni trovate l'elenco dettagliato di tutti gli ingredienti e poi soprattutto passate nei commenti e fatemi anche semplicemente un saluto o se avete qualche richiesta da farmi scrivetemela e io cercherò di realizzarla in brevissimo tempo. Poi non mi resta altro che dirvi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, perché iscrivendovi al canale e attivando la campanella resterete aggiornati su tutte le mie nuove ricette. Un saluto a tutti, a presto, alla prossima ricetta!